Sharp Web TV, un paio di domande a proposito del festival edizione 2011, peschiamo una a caso. Ciao, scusa, potrei farti due domande a proposito del festival di Sherwood, edizione 2011? Ma la televisione? Sì, la web TV, quella cosa fighissima che abbiamo solo noi. Avete la web TV a Sherwood? Beh, il nuovo progetto prevede anche queste cose. Ah, il nuovo progetto moderno. Non ne hai mai sentito parlare? No, ancora no. Ne sarò ben lieto di spiegarti dopo queste brevi e concise domande, ovvero, secondo te che cos'è un festival indipendente? Qual è l'idea di festival indipendente che tu hai? Ma un festival indipendente secondo me è una magnifica realtà in cui ognuno fa un po' quella cifola che gli pare, ci si diverte, si beve ma non si suonano i bonghi sulle collinette. Non ho mai visto un festival in cui suonano i bonghi sulle collinette. Non ne ho idea. Penso che sia un festival diverso perché non sottostà alle dinamiche delle grandi case discografiche, si autofinanzia, quindi è una cosa che si gestisce in maniera autonoma. Diciamo un festival che produce gruppi di case indipendenti? Una proposta alternativa rispetto al solito tipo di offerta che danno soprattutto le città più grosse, tra virgolette. Boh, secondo me è un festival indipendente, è un festival che se ne frega dei profitti e robe così, cioè cerca di tenere una sua linea artistica che ritiene valida e finisce lì, senza altre dietrologie, altre cose, quindi è visto un po' così, secondo me. Lo vedrei così, insomma. E soprattutto dove si paga anche poco per entrare o offerta libera, cosa valida anche per il pubblico di studenti, a cui spesso si rivolge. Ma diciamo che il festival indipendente nella città in cui abito è una prospettiva nell'abitare in questa città molto occlusa che ultimamente sta diventando invece un attimino più aperta, visto anche la prepotenza dei giovani. Io penso che Sherwood in questo momento sia una luce rispetto a tutto quello che ci circonda, il berlusconismo e tutto il resto. E poi ci sta anche molto il fatto che ci sono dei gruppi molto importanti a un prezzo economico, tra virgolette. Il Festival Indipendente è un festival che è organizzato in maniera autonoma a livello economico e che propone alternative musicali nuove e interessanti. È un festival libero da una volontà superiore, insomma, è il festival di Radio Sherwood. Op, 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 op. Risate. Non lo so, è un festival che si auto finanzia. Sherwood è un festival indipendente, vuol dire non seguire la massa, vuol dire distinguersi un po' dal mainstream, vuol dire dare una possibilità di un evento a della gente che ha solo Sanremo e il Festival Bar come alternativa. Sono un po' frasi fatte, un po' massimi sistemi del mondo, però vabbè, diciamola così. Come hai detto tu, secondo me quello di Sherwood è uno dei pochi festival indipendenti che ci sono a livello comunque di regione e di città, e sono festival che comunque hanno una determinata linea musicale e non hanno bisogno di scendere a compromessi con sponsor e con altre realtà, quindi Sherwood secondo me è un festival perfetto come esempio di festival indipendente. Festival indipendente è un modo per avvicinarsi, per dare la possibilità a chiunque di esprimersi, di autogestirsi e di emergere, senza sponsor, senza le multinazionali, senza tutte queste grandi case, le etichette enormi che ti vincolano per questi suoni che devono essere radiofonici, ma porca puttana, no, basta, un suono nuovo e te lo crei tu, sperimentazione, viene apprezzato dalla gente. Allora, secondo me un festival indipendente è un festival musicale che viene organizzato con proventi ricavati a prescindere da quello che è il giro musicale delle major, però secondo me Monte, che ci lavora, lo sa un po' meglio.
quindi io chiederei a lui, per essere un po' più preciso. Poi non so se Andrea vuole aggiungere qualcosa. Sì, cioè, guarda, Festival Indipendente penso che faccia riferimento al fatto di magari avere dei gruppi che non sono legati a qualche etichetta, ecco, qualche etichetta nazionale importante, quindi... O internazionale. O anche internazionale, certo. Però secondo me Monte ne sa un po' di più. Io chiederei l'ausilio del professionista, scusa. Monte, adesso noi abbiamo cercato di fare un'interpretazione profana, se ci dici per favore. Per me, no, dico, la mia opinione su un festival indipendente è un festival che non riceve finanziamenti da sponsor, ecco, che si autofinanzia e cerca di offrire il meglio da quello che richiede la gente. Meglio di così non penso si possa definire un festival indipendente. Siamo di lucignolo, però vi stiamo fregando. È un bel festival senza sponsor. È un festival dove le persone possono incontrarsi senza sapere che c'è dietro qualcuno che paga tutto e... indipendente, insomma. È un festival indipendente. No, non ce la faccio. È l'opportunità di affrontare un'esperienza con dei gruppi come Elio Stretese, per i quali effettivamente io mi sento pronto anche a pagare il biglietto per tutta l'organizzazione. Beh, un festival dove la musica non segue le logiche di mercato e... dove si suona bella musica? Cosa vorresti avere in più su questo Sherwood Festival? Più qualità dei conduttori e dei cameraman, secondo me, perché le attrezzature ci sono, mancano un po' i contenuti, secondo me, e i conduttori che sono un po' scarsi. Cercheremo di migliorare, intanto ringraziamo questo inerme protagonista della Nightlife Padovana per questa intervista. Inerme e soprattutto scafato. Scafato, grazie e buona serata. A voi, ciao Sherwood e un saluto e un augurio all'NPM, il nuovo progetto moderno. Gli Incubus. Io vorrei vedere i Pearl Jam. Faremo il possibile. Diciamo che secondo me a Sherwood suonano sempre gli stessi gruppi, ok, potremmo dire gli After Hours, come il solito gruppo che suona, oppure Subsonica, diamo spazio un po' più ai gruppi meno conosciuti e non sempre alle stesse cose, mettiamo gli Ex Otago, oppure anche gruppi stranieri. Spazio alla musica elettronica e DJ emergenti, secondo me. C'è tanta gente brava che non viene chiamata perché magari non ha un'etichetta dietro o ha qualcuno che lo spinge. Quindi magari invece di fare del nepotismo anche in musica, chiamerei gente più giovane e darei più spazio di G7, che alla fine è la musica nuova che verrà fuori, appunto. Ma Sherwood in tanti anni ha dato un po' tutto quello che si poteva avere, quindi pretendere gli Strokes o gli Arcade Fire è un po' vabbè, pisciare fuori dal vasetto. So che Sherwood ogni anno sorprende, quest'anno Nouvelle Vague e Mogwai già sono dei grandi grandi regali, quindi grazie Sherwood. Nouvelle Vague a un euro e... però va bene così, cioè non si può pretendere tutto e... Già per la nostra realtà, per Padova, per questa città, dei concerti di questo calibro sono tanta roba. Ma io quest'anno sono contentissima con Nouvelle Vague e Mogwai, quindi sempre parlando di Sherwood non penso che potrei chiedere di più. A uno Sherwood Festival in questo momento vorrei vedere meno gruppi troppo poco indipendenti e... Boh, lo Sherwood Festival è figo, che cazzo me ne frega. Ma in realtà penso che vada abbastanza bene com'è. Forse se proprio dovessi pensare a qualcosa, forse magari qualche gruppo un po' più interessante, qualcosa di più attuale magari. Qualcosa di più attuale. Ecco, però credo che forse a questa domanda, forse Monte potrebbe rispondere meglio a questo interrogativo. Proviamo a chiedere a Monte. Cosa vorrei di più da Sherwood Festival? Io direi, siccome Sherwood si propone come la migliore alternativa, io direi di proporre effettivamente la migliore alternativa. E che ne dici Nicola? Di che fai qualche esempio. No, non saprei, come migliore alternativa non dico...
Non è malissimo la proposta di quest'anno però, eh. Cioè malissimo non è, di certo no, anzi direi che va bene, però se tu dici che è una migliore alternativa, almeno un esempio devi farlo se si può, se no non so, per capire il discorso che stai facendo. Io direi le Zeppelin per esempio, però non lo so. Secondo me come migliore alternativa ci sono i Nomadi. Ragazzi, no, Nomadi. Così. Forse un po' di gratuità, questo sì me l'aspetterei, no scherzo, va benissimo così, va benissimo così. Ma diciamo che lo Sherwood Festival per me è già abbastanza, va benissimo com'è, ci sono degli spazi aperti bellissimi, i concerti mi piacciono molto, io non chiedo niente di più. Magari se vengono anche quelli vestiti male va bene. Ciao. Lui? Aiutatemi. Anche Andrea Monte. Boh. Cosa vorrei vedere di più? La timidezza. Non lo so. Più cose. Non lo so. Ma diciamo che va bene già così. Più gente. Faremo il possibile. Caparezza. No, no. 7 luglio Caparezza. Ti direi articolo 31, ma non esistono più perché J-Ax mi sta sul cazzo adesso. Potrei dirti che è Caparezza, sì. Ehi, Sud South System. Brusco, 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 Brusco tutta la vita. In Modena, anche in Modena. In Modena City Ramblers. In Modena City Ramblers, ah sì. Però, e anche Cesco da solo. Cisco, Cesco si chiamava quello di Modena. Cisco, anche lui da solo forse un po' lo preferisco. Grazie mille. Beh, già i Subsonica mi bastano, poi di più non lo so. A me basterebbe sapere che ci sono degli artisti che vengono a suonare perché vogliono presentarsi al pubblico di una certa zona geografica. Magari qualcuno che viene a raccontarci un messaggio di un'altra regione e viene qui da noi in Veneto per dirci come va in un'altra parte dell'Italia.